Ciao a tutti ragazzi, bentornati finalmente in questo mio nuovo video. Come avete potuto leggere dal titolo, domenica 22 aprile sono caduto in moto con il K e mi sono procurato la rottura del polso e un taglio tipo enorme al piede destro. In questo video vi spiegherò com'è andata tutta la giornata partendo dall'inizio e magari vi inserirò anche le clip mentre parlerò. Allora, praticamente era domenica 22 aprile ed eravamo d'accordo di trovarci tutti alle 2 al benzinaio a Lovere. Ciao gente! Ciao amore bello! Eh? Me l'ha prestata oggi! Ciao amore! Come vedete eravamo in parecchi ed eravamo diretti verso Polavino, che sarebbe un paese sopra Iseo, e l'abbiamo scelto apposta perché ci sono strade veramente belle, con curve larghe, doppia corsia e asfaltate, soprattutto asfaltate bene. Ovviamente durante il tragitto per andare a Polavino un po' di ignoranza non poteva mancare perché a parte che era una gran bella giornata, c'era un sole allucinante, si schiattava di caldo. Eravamo in tantissimi e niente, ovviamente l'ignoranza non poteva mancare. Nico, toccami le spalle! Sono stato in palestra tutto il giorno ieri, figa! Niente, arrivati a Polavino, primo tornante iniziamo a salire, eravamo tutti insieme quando ad un certo punto io ho incontrato Consu dei Forstroker a un tornante e allora mi sono fermata a salutarlo perdendo tutti gli altri. Siamo stati lì un attimino a parlare, a scambiare due parole sul corso, su come sarebbe potuta andare avanti la giornata. Niente, dopo un attimo io gli ho detto che sarei andato a raggiungere gli altri e sono partito insieme ad altri due miei amici che si erano fermati. Sono ripartito, andavo abbastanza tranquillo. Sono fermato quasi alla fine di Polavino per aspettare tutti gli altri. Niente, gli altri tornano, stiamo lì 10 minuti perché non erano comunque arrivati tutti, ci eravamo un po' persi l'uno con l'altro. E niente, ad un certo punto siamo tornati indietro per fermarci al bar, visto che comunque non era proprio prestissimo, già era passato parecchio tempo. Ci siamo fermati al bar ed eravamo lì tutti, anche Conso, Michele, eravamo tutti al bar e ci siamo fermati a prendere qualcosa da bere. Ciao amore. Niente, fin qui tutto bene, fino a quando praticamente io ho detto, ma ragazzi, io non mi sono goduto la strada a venire in su in quanto l'ho fatta da solo, facciamola in compagnia, dai che ci spariamo due pieghe. Niente, allora scendiamo e andiamo a fare benzina dal benzinaio, ovviamente. Di andare a farlo dal macellaio e niente, stiamo lì dal benzinaio parecchio, saremmo stati lì 20 mezz'ora, 20 mezz'ora. Niente, abbiamo provato le moto degli altri, due foto. Posso metterli anch'io, sì. Mamma mia, what about a very good bike? I am a... Oh, oh. E ad un certo punto siamo ripartiti e noto che la GoPro non stava registrando, dava errore l'SD. Quindi faccio a Luca, il ragazzo col TM, Luca, passami le clip che la mia GoPro non sta registrando, ma non è che mi stessi... Cioè, non volevo rifermarmi a sistemarla perché eravamo appena stati fermi mezz'ora e dovevo togliere tutte le cose dallo zaino, batteria di qua, SD di qua, ta ta ta. E niente, allora siamo ripartiti. Tutto bene, stavamo andando un po' spediti. Quando ad un certo punto è arrivata questa curva, c'era una curva normalissima con un muretto alto pochissimo sul lato destro. Niente, io non so come ho fatto, non so se perché andavo abbastanza forte o perché mi sono fatto prendere dal panico. Ho frenato con l'anteriore, anche col posteriore che ha iniziato a slittare. E niente, in quella frazione di secondo lì io ho detto, vabbè, vado addosso al muro, mi ribalto.
vada come deve andare. Mi sono ribaltato, cioè sono praticamente arrivato addosso al muro che mi ha scaraventato dalla parte opposta dove c'era un praticello e una roccia che per fortuna non ho toccato. Niente, appena appena caduto io mi sono subito alzato perché all'inizio con la botta non senti quasi praticamente nulla. Finché ho guardato il polso e mi sono spaventato parecchio, allora mi sono seduto, ho tolto il casco e l'ho lanciato perché boh, ero incazzato, non lo so, avevo stracaldo. E niente, mi sono seduto sul muretto e all'inizio alla fine stavo anche bene. Per fortuna passava un signore in macchina che era volontario della Croce Rossa che mi ha subito controllato tutto, mi ha slacciato la scarpa in modo corretto, mi ha tagliato il pantalone perché sono tutto graffiato sulla gamba, dopo comunque vi faccio vedere le fasciature. E niente, mi ha fatto sedere, mi ha tenuto bene in posizione la testa perché ha iniziato a girarmi come non so cosa, ve lo giuro, pensavo di svenire, invece no, non sono svenuto, non ho neanche vomitato né niente. Leo, Dio, Leo, piano, scusa, mi va bianco, cara. Porco, la benzina, Dio. Ho rompito il polso, Dici? Sì, Dio, tira sulla moto. Tira sulla moto. Occhio. Falla scendere. Aspetta, di qua dietro. Vai, calata la ruota. Vado avanti. Vai. Buono. Buona. Vai. Vai. Aspetta, aspetta che prendo un po' di oh. E ciao, zio. Scusa il freno. Non è un problema, mi posso sapere se ti faccio male. No, non è un problema, lo sto facendo. No, c'è il piede di te. Ciao. Non perché ci ho grattato qua sopra. Il conto qual è? Questo. Fammi un po' vedere che sono di Croce Rossa io, dai. Al piede. Attenta ai piccati, guarda. Dimmi se ti faccio non male. Non lo so, visto che l'ha preso. No, mi fa male, mi vibra tipo il piede. Guarda, vedi perché qua? No, no, niente. Anche qua? Il polso mi fa male. Fammi vedere il polso, questo. Sì, è tornato. Ho visto che non arriva più nessuno, dico fila, mi è partita una merda. Ora? Bravo. Ce l'hai. Partita una clickbait. Bravo. Bene, respiro ancora. Sì. Su. Su ancora. Sì, da che arrivo senza niente, ma coppavo. Non c'è sotto niente, c'è sotto un cazzo. Non vuoi respirare? Cosa che è quella di pararobili. Ancora? C'hai solo le ginocchia, era. Dai, respiro. Quando respiri hai dolore da qualche parte? Torace? No. Saturare, saturi bene. Torace non si muoverebbe con il volto che non vuole più passare di te. All'addome non l'hai toccato? Qualcuno che va sotto c'è? Sì. La mia fortuna la più grande è stata che indossavo la pettorina completa, quindi che mi proteggeva sia qua davanti, sia dietro, sia spalle che gomiti, e per fortuna non mi sono fatto nulla. Io poi adesso non mi ricordo dove ho sbattuto, però sempre meglio avere una protezione in più. Peccato che non avevo degli stivali, perché altrimenti questo non sarebbe successo e nemmeno questa scarpa si sarebbe sbragata. In questo modo non so ancora come ho fatto sinceramente, cioè la scarpa si è proprio sbragata e fortunatamente il piede non si è rotto, però si è tagliato, mi hanno dovuto mettere i punti e devo stare fermo 2 settimane. Infatti, come vedete da là, tipo non so se si vede bene dall'inquadratura, c'è la sedia a rotelle perché è l'unico modo in cui io riesco a muovermi.
non vi dico che casino fare le scale. E niente, ho 2 settimane di fermo per il piede e 40 giorni di gesso, quindi se tutto va bene i primi di giugno dovrei toglierlo. E poi ovviamente ci sarà la riabilitazione, però io intanto spero di portarvi dei video, magari non in moto, per forza non in moto, però vabbè, fatemi sapere se volete dei video magari di giornate particolari, non lo so, dei giri che mi faccio con i miei amici. Allora, il casco, vabbè, ora non fate caso che non ha le protezioni interne in quanto le ho lavate. Il casco esternamente non si è fatto nulla, proprio non praticamente, ma proprio nulla, ed è una gran bella cosa. Significa infatti che la testa non l'ho battuta, per fortuna, ed è questo l'importante. Gli unici graffi che potrebbe avere sono dovuti al fatto che io appena alzato me lo sono slacciato e l'ho buttato in terra, proprio abbastanza potente, si vede nella clip, perché ero incazzato. Poi, allora, qua la mano, non so se si vedrà, non ho assolutamente nulla, qua un po' violetto, perché l'ho sbattuta probabilmente, e l'unico danno è stato questo al guanto, per fortuna, meno male, c'avevo i guanti, che poi sono sottilissimi, però probabilmente senza il guanto mi sarei aperto la mano. Il giubbino che indossavo sopra la protezione completa me lo sono fatto tagliare dai soccorsi, come vedete, perché al momento il polso mi faceva veramente tanto male, poi avevo caldo, ho detto magari mi sento male, tagliatemelo. Mentre la pettorina no, non me la sono fatta tagliare perché costa ben 200 euro e non volevo buttarli via così, e me la sono fatta spilare, sinceramente non ho sentito neanche male, e quindi vabbè, meglio così. Comunque vabbè, il giubbino, pace, amen, è da buttare, infatti qua, come vedete, c'è su ancora l'erba, mi sono proprio volato in un prato, io. Minchia, non l'avevo più guardato, cioè tutto distrutto, vabbè. E niente, sostanzialmente è andata così, io alla fine sono felice perché poteva andare molto 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 peggio. Non chiedetemi come ho fatto perché sinceramente non lo so, se mi sono fatto prendere dal panico o cosa, la velocità non era elevatissima, però boh, molto probabilmente se avessi piegato sarei comunque scivolato e mi sarei fatto male ugualmente. Ovviamente adesso i video in moto per un mesetto o anche più, perché c'è la riabilitazione dopo aver tolto il gesso, non ci saranno, e quando ricominceranno molto probabilmente arriveranno con lo scooter, perché mi sento un attimo più sicuro andare in giro con lo scooterino. Dimenticavo, danni alla moto, adesso magari vi metto qualche foto mentre parlo. È completamente graffiata sul lato destro, ma tranquilli, ho già sentito il grafico e basta ristampare le grafiche, le plastiche le ho già. Che poi adesso non ho visto bene come sono, perché la moto è stata portata a casa col furgone, e ringrazio Michele e Mattia per essere tornati a casa a prendere il furgone e avermela portata da Enzo, il quale me la sta già smontando tutta. Mi ha già smontato forcelle per controllare le plastiche e tutto, mi ha pulito il carburatore. C'è un matto Enzo, grazie mille. E niente, praticamente danni sono grafiche lato destro. Bisogna cambiare il paraforcellone, però vabbè, quasi nulla. Il triangolino della pedalina del freno. E il danno più importante è alle forcelle, in quanto sono veramente parecchio graffiate, o meglio solo quella destra, però già che ci sono colgo l'occasione di rifarle settandole a motard, o comunque cambiarle, adesso non so, devo valutare la situazione. E per rimanere aggiornati seguitemi su Instagram, mi chiamo Leonardo YT, tutto attaccato, tutto minuscolo, in modo da sapere cosa faccio alla moto, se cambio le forcelle, se faccio sistemare queste e tutte le altre modifiche. Niente, io spero di aver detto tutto, spero di non essermi dimenticato nulla. I danni alle cose che ho... I danni ai vestiti che indossavo ve li ho fatti vedere, i danni della moto ve ne ho parlato, la giornata ve l'ho descritta. E niente, spero che questo video purtroppo in casa vi sia piaciuto, se sì fatemelo sapere lasciando un commento e un mi piace qua sotto. Come vedete siamo a 8.980 iscritti, mi sono saliti di un botto in questo periodo senza postare quasi praticamente nessun video, quindi dai che arriviamo a 9.000 e poi si punta ai 10.000. Niente, fatemi sapere che altri tipi di video vi piacerebbe vedere, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo. Ciao.